Ciao a tutti amici di Kadian Channel, bentornati a un nuovo episodio dedicato a Crusader Kings 2 con la Scandinavia. Riprendiamo velocissimi con il saccheggio di Bisanzio. Stiamo assediando le mura di Mesembria nel tentativo di arrivare poi alle mura di Adrianopoli. Sarà un saccheggio ricco, ne sono certo. E poi arriveremo anche a Costantinopoli, anche questa è una cosa di cui sono certo. Nel frattempo abbiamo la necessità di unire le truppe per combattere dei raider che si stanno ammassando in Finlandia, ma sono pochi. E ok, abbiamo guadagnato 28 soldini a Varna. Benissimo. Più quelli che abbiamo messo sulle navi. E a nord, stavo dicendo, in Norvegia 2160 uomini che fanno un po' paura. Punti di tecnologia, sì, assolutamente sì. Questi soldi, guardate, li spendo molto volentieri perché la tech culturale non è mai abbastanza. Ok, stop. Ah, continuo a sbagliare il tasto di grouping. Mi serve un generale, attacchiamo Lauca. Stiamo combattendo su due fronti, si direbbe in gergo. I miei vassalli si arrabbieranno perché sto usando le loro navi, ma posso dire una cosa che ce frega. Qui dobbiamo piazzare un altro generale e attaccare. Anshilor, abbiamo vinto. 270 defender, quindi possiamo assaltare subito, dai. Prego, vinci questa battaglia, però, perché sennò non va bene. Quando arrivano il 2 giugno, questi quando arrivano il 4. Ok, fortunatamente combattiamo in posizione difensiva. No, no, pirla. Oh, Zlatan diventa poeta. Questo è ottimo perché dà più diplomazia e dà più opinione e questo è positivo, ci permette di fare buone cose, le poetry. Invece quello che non è positivo è che secondo me qui perdiamo la battaglia. Ok, torniamo a sud. Assaltiamo direttamente. Quanti ne ho persi? 100, va bene, però ho guadagnato al volo. Non dovrei più avere saccheggi da queste parti. Adrianopoli deve essere molto ricca, però non è sulla costa, andiamo direttamente su Costantinopoli. Perché devo tornare su al volo. Esatto, abbiamo perso, colpa mia. Qui rischiamo di farci saccheggiare. Ottimo. Vediamo Costantinopoli come va. Ha delle mura a livello 5, porco cane. Tanta roba. Dove sono i fetenti? Dove diavolo sono finiti? Sembra che siano scomparsi questi imbecilloidi che mi stavano saccheggiando la zona, ma non mi fido in realtà. Tengo l'esercito draftato ancora per un po'. Sif Af-Ascu, il senza paura, ha scoperto. Ah, è stato scoperto che praticamente aveva diversi favori religiosi e si metteva i soldi in tasca. Intollerabile, oppure disappointing but understandable, intollerabile direi. Però vediamo un po' che tipo di cancelliera è. È un 16, non è male. Se dovessi cambiarla, beh, prenderei Ekberd. Che anche il core physician, anche me. Aiuto! Mastermind oggi, humble, casto, brave, paziente, diligente. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Questa è un'ottima scusa per cambiare il cappellano e metterci Ekbert. Perché faccio questo? Perché avremo anche più tecnologia culturale, vedete? Ok, Ekbert, che tra l'altro è appena diventato cance sì, Ser, ha pubblicato una sua opera sui miasmi e la sua idea su come le
Ah, ok, le emanazioni del materiale organico in decomposizione causano diverse malattie e tutti gli scolari sono contenti, è diventato un renowned physician. Quanti anni ha quest'uomo? È fantastico. 60, peccato che è vecchio. Mi sarebbe piaciuto tenerlo a lungo. Apostata! Ingrid of Svede. Che altro incinta, tra l'altro. È un'apostata. È la sire di Svede. E dov'è Svede, scusate? Ah, ma è una roba piccola. La bruciamo. Sei apostata. Ma non te la prendere, dai. Dai, che Costantinopoli la saccheggiamo a bomba. Ragazzi, abbiamo saccheggiato Roma 20, 25 anni fa, 30 forse, adesso Costantinopoli. È bello essere imperatore di Scandinavia. 56 soldini. Yes! Mi piacerebbe saccheggiare però qualche tesoro, qualche scettro di livello 5. Aspetta un attimo. Revoca religiosa. Il sovrano ha acquisito il diritto di usare la religione sui suoi subject per levare i titoli degli eretici liberamente. Do dei soldi a tutti. Primo perché ce li ho, secondo perché voglio vedere se cambiano idea. 1, 2, 3. Eh no, questi devono tutti dei favori agli altri. Quanto mi piace questa colonna sonora. Chiediamo un favore al maresciallo Bersi. Buono. Iniziamo i voti per introdurre la revoca dei titoli religiosa. Ok, Religious Control Mandate Law ce l'abbiamo. Perfetto. E intanto guadagniamo altre 71. Eh? Ah, adesso stiamo assediando Costantinopoli. Caspita, un livello 13 non si era mai visto. Non si era mai visto. Credo che sia il livello di forte più grande che ho mai visto in questo gioco. Io personalmente, poi non so se ci sono forti più potenti, ma le mura di Costantinopoli mi sembrano paurose. Fleeting, boh. Ah, 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 ah. Io quasi quasi questi li levo perché non trovo l'esercito nemico. E rimetto i generali qua all'assedio perché non ne ho più. Uno, Dan Hage e Refil. Ho levato le leve dei vassalli, ragazzi, perché non mi sembra il caso. Tengo soltanto le leve personali e le retinue a Costantinopoli. Ok. Rollo stava aprendo le lettere. Ok. Lo meniamo. E ha capito il concetto di privacy. Bravo Rollo, bravo Rollino. Rollino caro.
Allora, per adesso Rørekar di Danimarca potrebbe essere il mio erede, quindi forse ho messo in sicurezza ancora per una generazione la dinastia, però bisogna gestirla sta cosa. Quanto denaro ho in queste navi? Un casino. 495, non male. No, 404, scusa. Fazioni, 20, no, non c'è niente di pericoloso. Intrigo, non plots, vediamo se c'è qualcosa su di noi. Sì, fabbricare un claim sullo Yardom, di che cosa? Ma stai scherzando? Chi sarebbe questa Halla? La facciamo fuori. Ok, tanto noi siamo già Kingslayer, abbiamo una reputazione orrenda. Non mi interessa, cerco di portare dentro chiunque. Andiamo a vedere poi se c'è qualcos'altro su di noi. Ah, uccidere Zlatan. Questo è Ketil, il nostro nipote. Maledetto, lo sapevo, ti imprigiono. Però lui ha lo Smoland del Teust. Lo faccio quando ho le truppe a casa. Lo imprigiono sto schifo. Poi vediamo che cosa c'è ancora contro di noi. Che sa che conosciamo niente, ok? Componiamo un libro, ragazzi. Abbiamo il tratto poeta, quindi questo potrebbe essere molto buono. Qual è la nostra skill? La guerra. Stewardship, no. Learning, no. Beh, è un poeta, facciamogli scrivere le cronache della famiglia Afmuso, a partire da Sigurd l'Anello. Ci sta. Zlatan il leggendario. Cioè, la sede di Costantinopoli è una roba pazzesca, sta durando un'eternità. Però spero che porti bene, dai. I never forget my enemies, assolutamente, questo lo voglio far fuori. Ah, aspetta, posso fare un duello con Ketil, bene. Anche perché adesso la successione è bloccata, il combat skill è 49, lui ha 1. Cerco di farlo fuori in una sfida. Assolutamente. Così impara il... Speriamo che non mi ammazzi lo Zlatalone. Dio il Ketil, vai. Magari scappa perché anche è timido. Accettato, let's fight. Vabbè, praticamente l'abbiamo ferito mortalmente. Però posso farlo fuori. Se lo faccio fuori avrò meno 10 di general opinion perché divento merciless. No. Lo voglio lasciare brutalmente ferito perché è già stressato, quindi salute meno 1. Con questo salute meno 2 va a meno 3, il rischio che muoia per i fatti suoi è alto. Non ci credo, sì. Dovrei che era finita la sua educazione nelle vie della guerra e ragazzi è diventato un livello 4. Stratega brillante, marziale più 9, intrigo più 2, stioshi più 2, learning meno 1, salute più 0,50, personal combat più 20. Eccellente, eccellente ragazzo mio. A parte che è orrendo, adesso gli tagliamo i capelli. No, non posso, posso far soltanto con me stesso. Ma questo ragazzo a 16 anni è già un 14 in marziale. È ottima sta cosa. E nel combattimento è fantastico perché è pure mancino. Ha il problema che è fragile, che sfiga. Dai, va buono, va buono, va buono, va buono. Mi piace. È andata bene così. Questo episodio, ragazzi, lo potremmo chiamare Le mura di Costantinopoli, se avesse un titolo. Oppure i miscric di Endio. Sono
se ne avesse un altro. Però ce la facciamo. Togliendo la pausa, forse, ce la facciamo. Vabbè, poi fatta cadere questo dovrebbe essere facile. Povero Basileus. Ah no, il patriarca Teoleptos. Cioè, il patriarca difendere Costantinopoli. Vabbè, come volete voi. Porto a 4 la velocità perché mi sto un po' addormentando nell'attesa. Ma dicono che l'attesa della conquista di Costantinopoli sia la conquista di Costantinopoli stessa. Un segreto sporco, scandaloso. Esponiamo il segreto. Questo è un chiavatore professionista. Ma non è un mio nemico. I smell profit. Ah, ci dà un soldino, va bene. Dai, dai, che cade, dai, che cade, dai. Sì! Ragazzi, 83 ducati di assedio. Solo. Speravo meglio, però, nella nave quanto. No, col cavolo, 518 in totale. Bisanzio è veramente in una crisi epocale. Frantumata da guerre interne. L'intero esercito dell'impero di Scandinavia che gli sta distruggendo la capitale. No, Horeker sta male. Abbiamo finito? Manca ancora qualcosa. Abbiamo una nave piena però. Wow. Il nostro maresciallo Bersi ci ha aiutato perché c'erano dei banditi che volevano rapirci. Bersi ha un 99 di combat skill. Averlo come guardia del corpo effettivamente non è male. Ok, basta. Basta perché la nave è piena. Abbiamo 740 ducati. Abbiamo fatto spesa. Adesso si risale attraverso i fiumi russi e si ritorna ad Uppsala. Quindi ci portiamo a casa qualcosa come 1000 ducati, 400 li abbiamo, iniziamo a pompare un po' la capitale con nuove città, nuovi templi, dai. Se siete d'accordo. È morto il maresciallo? No! No! Era così forte. Oh, Rorecar di Danimarca, chiaramente, il nostro erede, diventa maresciallo, non male. E gli diamo il train troop. Cavalleria. No, possiamo pompare le barracks qui, prima di tutto. Abbasso la velocità adesso. E la nostra flotta è tornata con 740 prestigio, 740 oro. Non sto scherzando, è una botta pazzesca. E finalmente posso abbassare le leve ovunque e tirare un sospiro di sollievo adesso che abbiamo così tanta ricchezza. A questo punto possiamo trovare nell'ospedale di Uppsala e vedere se facciamo la leper colony. E con questo praticamente l'ospedale di Uppsala diventa l'ospedale più sviluppato di tutto l'impero. Perché abbiamo la sick house, la sub kitchen e la leper colony. Quindi dovremmo essere abbastanza bravi. Ok. Posso vedere, qui abbiamo un tempio. Potrei fare un castello, ma non possiamo permettercelo, va bene. Cosa? Uccidere Tewdmund? E noi facciamo il supporto. Ok. Va bene ragazzi, io direi che possiamo chiudere qui l'episodio. Ah, abbiamo ricevuto, va bene, abbiamo ricevuto l'invito dal nostro figlio. Chiudiamo qui l'episodio, contentissimo della quantità di denaro e di prestigio che abbiamo portato in Scandinavia, intanto che continuiamo a studiare la tecnologia per arrivare al legalismo.
Quasi quasi possiamo iniziare a pensare alla campagna di Finlandia per conquistare le terre finlandesi e tradurle in Scandinavia. Lo vediamo nel prossimo episodio. Grazie per essere rimasti con me, ragazzi, e a presto.